Inauguriamo la mostra dedicata a due grandi angheresi, due ingegneri, intellettuali del passato che avevano un ruolo molto importante, tra cui chi ha inventato una sorta di dolly precursore del drone, ma umano, per poter meglio spiare il nemico durante la guerra. Un vero e proprio itinerario tra le corti dei Medici a Venezia, dove nomi e magi vissero e lavorarono. Un straordinario modo per tirare fuori dalla polvere la storia di due personaggi che sono stati al centro dello sviluppo del pensiero rispettivamente nel 500 e nel 600, che sono Girolamo Magi e Federigo Nomi, due personalità della cultura del tempo che hanno veramente reso grande questo angolo di Toscana. Opere manoscritte, stampe provenienti da importanti istituzioni culturali e dipinti che arrivano direttamente dagli Uffizi. Tutti questi segreti per il grande pubblico, ma ben noti tra i specialisti e ora arricchiti di ulteriori notizie, si possono imparare, vedere, godere nel Museo della Battaglia d'Anghiari. La mostra sarà visitabile fino al 17 settembre. Le opere nelle gallerie degli Uffizi entrano a contatto con i territori, dunque con la provincia, quella una volta si chiamava il Contado. Dunque si dà la possibilità a opere importanti di ritornare ed avere un legame con i territori. Ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio e i musei minori che lo costellano attraverso prestiti importanti dalle gallerie che ripercorrono la storia di questi territori e i loro collegamenti con i principali artisti ed esperienze artistiche e storiche che li hanno contraddistinti.